Un lampo di Maio vale l'intera posta per il notaresco a discapito del Matese nel recupero dell'ottava giornata di campionato. In un match bolico di emozioni, gli abruzzesi così salgono a 20 lunghezze in campionato con un'ulteriore gara da recuperare in quel di Castelfidardo. Calcio d'inizio per gli ospiti dopo i primi minuti di studio direttamente da corner. Valenti prova a sorprendere Martino, che riesce a smanacciare con un colpo di reni in extremis. Sempre i padroni di casa cercano l'1-0 con Pesce, conclusione più estetica che funzionale da buona posizione. Il Matese risponde iniziando a vivacizzare il match. Tribelli pennella e Luazni spreca colpendo male. La gara è contratta e abulica di emozioni, con sortite per lo più farraginose e prive di pericolosità. Come spesso accade, sono le giocate del singolo in questi casi a cercare di destare un match assopito. Ci prova Valenti a prendersi il proscenio con un dribbling funambolici in aria e conclusione di un soffio alta. Nella ripresa mister Epifani inserisce Blando Perbana al 10° per una probabile parola di troppo. Viene espulso dal direttore di gara Mauro Stabile di Padova il tecnico degli ospiti Corrado Urbano. I ragazzi di Epifani provano a sfruttare il momento di destabilizzazione dei campani. Maio però perde l'attimo e non riesce a calciare. Lo stesso numero 9 ha un'occasione al quarto d'ora su invito di Frederick, ma la sua incornata sfiora soltanto la traversa. Stesso copione ma protagonisti diversi per il tentativo firmato Valenti Bruno di poco alto sul fondo. La partita si sviluppa con il solito live motive della prima frazione. Alla mezz'ora finalmente si rompono gli equilibri. Massetti bisturi per Maio, che con uno splendido tocco sotto beffa Martino facendo esplodere il Vincenzo Savini. Il vantaggio scuote il notaresco. Valenti su punizione cecchina l'incrocio dei pali. I biancoverdi, oggi in tenuta scura, provano a impattare il match a 7 dal termine. Cavalcata di Iannetta, cross teso, Maricci non inquadra il bersaglio grosso. Dalla parte opposta è ancora Valenti a prendersi le luci della ribalta, ma Martino alla Superman nega il raddoppio. Nel primo dei 4 minuti di recupero i padroni di casa rimangono in 10 per l'espulsione di Massetti. Il Matese ci prova a tempo scaduto con Setola, ma il destro si spegne di poco alla sinistra di Martino. È l'ultima emozione di un match poco spettacolare, ma che vale al notaresco l'intera posta e 20 lunghezze in campionato. Ma Jacopo, hai detto tutto. Vittoria difficile, perché quando trovi una squadra che si chiude tutta dentro la metà campo non è mai semplice. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto una grande circolazione di palla, abbiamo sempre cercato di giocare ed entrare dentro le linee facendo quello che facciamo sempre, che vogliamo fare sempre. Abbiamo fatto tecnicamente bene. Dovevamo essere un po' più cattivi in delle situazioni in area di rigore, dove sono passate delle palle e dei tiri che abbiamo stoppato invece di tirare. Però poi abbiamo fatto gol. Credo che il gol oggi ha un significato importante per la gara, per i 90 minuti, dove la squadra ha fatto veramente bene, ha meritato di vincere. È stata brava anche nelle marcature preventive, nelle transizioni negative. Oggi abbiamo fatto una grande partita, sono contento. Nonostante avevamo ancora difficoltà, perché davanti sto spremendo Maio come all'infinito, Pampone è rientrato da pochissimo, Andrea Massetti mi auguro che il prima possibile faccia una grande gara come voglio io, anche lui sta dietro un po' di condizione, ha esordito Bana quest'anno che aveva giocato pochissimo, quindi piano piano stiamo recuperando tutti. Credo che la cosa più importante adesso è vincere, come ho detto le settimane scorse. Oggi era importante vincere, ma l'abbiamo fatto anche bene tecnicamente. È andato assolutamente giù, perché io ho solo protestato al guardialine dicendogli che già due volte gli avevo chiesto il cambio nel momento in cui eravamo rimasti in 10 con Albanese, e l'arbitro mi ha detto che ho protestato veemente, ammoniscimi, perché mi devi espellere, perché io non devo parlare, ma l'arbitro a me non mi può vietare di parlare se io parlo in maniera educata. Questo gli ho ribadito a fine partita. Sì, poi purtroppo stavo dalla tribuna, ma dall'altra parte. Secondo me era una palla che poteva essere letta meglio, però noi sapevamo che non dovevamo assolutamente sbagliare nulla, perché davanti questa è una squadra che ha un grandissimo potenziale, e forse, diciamo, nell'unica occasione dove abbiamo sbagliato non hanno avuto l'occasione per farci gol. Poi mi sembra che abbiano preso un legno sul calcio piazzato, ma questa era anche una caratteristica positiva che noi conoscevamo di questa squadra. Noi abbiamo fatto la partita che potevamo fare, che dovevamo fare, partita corta, cercando di lasciargli il meno spazio possibile, e se avevamo la forza, non ne abbiamo avuta tanta onestamente, dovevamo anche ripartire, perché poi i cambi sono quelli che sono pochi.